posso dire con franchezza e anche con molta, diciamo, sincerità che la cardiochirurgia ha tutti i requisiti per lavorare e che sta lavorando bene. Proprio oggi il professor Mastroberto ha diffuso una nota che ha dato a me in anteprima sulla mortalità. La mortalità è un parametro importantissimo in cardiochirurgia perché è il parametro che fa giudicare la qualità della struttura. Ci sono delle stime fatte non da noi ma dalla Genas, pubblicate, rese pubbliche. La nostra cardiochirurgia negli ultimi 2 anni, cioè da quando il professor Mastroberto è direttore, ha una mortalità compatibile, in linea assolutamente anche più bassa di quella nazionale. Faccio un esempio per far comprendere la gente, per esempio sulle operazioni cardiochirurgiche di bypass isolato la mortalità è del 2,2%, che è bassissima e che denota l'alta qualità della struttura. Quindi devo dire che queste notizie, che non fanno altro che disorientare i malati calabresi, che poi non si riescono a comprendere quanto c'è di vero e quanto c'è di falso, sono veramente molto lesive dell'immagine dell'università, del policlinico e della struttura di cardiochirurgia e contribuiscono ad aumentare la migrazione passiva, che in Calabria è già altissima e costa 300 milioni di euro. Proprio queste notizie andrebbero evitate, specialmente quando non sono vere. È una vicenda kafkiana che non è molto positiva, anzi è fortemente negativa per la sanità calabrese. Ci sono stati una serie di errori gravi che sono partiti dal Dipartimento della Salute, hanno coinvolto un paio di aziende, la stessa commissione di Crotone che non avrebbe dovuto agire in quanto non era di sua competenza, e il fatto non è tanto formale quanto sostanziale, perché agendo come chi deve accreditare una struttura e non come chi deve vigilare per verificare se i requisiti sono rimasti, non ha trasmesso il verbale alla Mater Domini che avrebbe immediatamente provveduto a realizzare quello chiesto, che era stato chiesto, ma lo ha trasmesso soltanto all'azienda, alla Spedica Danzaro, che a sua volta non lo ha anche lei trasmesso a Mater Domini. Se invece fosse stato fatto il percorso corretto, essendo una commissione di controllo, per legge avrebbe dovuto inviare il verbale con le prescrizioni e questo si sarebbe risolto in un attimo. Quello che io voglio dire però ai cittadini calabresi, che devono avere fiducia nella cardiochirurgia di Germaneto, la quale ha esiti di prim'ordine che sono al di sotto della media nazionale, cioè come morti, persone morte nel giro di un mese sono al di sotto della media nazionale, quindi sono una vera e propria eccellenza della Calabria.